in compagnia con mister Canin, il tecnico della Castellanzese. Mister, oggi cosa non è andato nella partita? Ah, quando prendi gol subito all'inizio, la recuperi e poi prendi un gol come abbiamo preso noi, il secondo gol con un netto fallo di mano, e a quel punto diventa tutto in salita, anche perché poi loro erano 11 dentro nella loro metà campo e si faceva veramente fatica. Poi questi, dopo l'espulsione, addirittura in 10 dentro nell'area di rigore, è stato un arrembaggio, però loro giocavano esclusivamente sul contropiede e poi diventa veramente difficile perché gli spazi sono talmente ampi. Occasioni ne abbiamo avute anche sul 3-1, anche sul 2-1, per cui non siamo riusciti a sfruttarle e poi secondo tempo è stato un arrembaggio e niente. Ha citato giustamente l'episodio, diciamo, chiave che ha condizionato indubbiamente il risultato finale della partita. Come si gestisce adesso l'amarezza alla fine di una partita andata così e come si può ripartire immediatamente? Perché già domenica c'è un'ottima occasione per rifarsi. Sicuramente, domenica abbiamo subito una partita importante e i ragazzi hanno speso tanto oggi, vediamo un attimo venerdì di recuperare queste energie per buttarle dentro un'altra volta domenica, perché non siamo andati in difficoltà. Abbiamo preso due gol veramente stupidi, e parlando con l'arbitro, lui da dietro non l'ha visto, mi ha detto proprio il fallo di mano, però c'è anche da capirlo perché era coperto e mi ha detto sinceramente non l'ha visto, però domenica voltiamo pagina e abbiamo un'altra partita importante, dobbiamo sicuramente far bene domenica. Grazie mister, come sempre disponibile. Alla prossima, buon lavoro. Arrivederci.